troviamo sempre a Wadi Khaled, ci è giunta la notizia di questa famiglia che è appena arrivata da meno di 2 settimane. Stiamo entrando a vedere come stanno. Sono una famiglia di 11 persone, 9 figli e 9 bambini, più la madre. Questa è la situazione dove stanno. Un deposito di, dove i batteri, dove i topi, dove trovi tutte le malattie possono nascere da qui. Questa invece è una stanza dove stanno, dove dormono. Un'altra stanza in cui troviamo depositi di vario genere e hanno anche, ci dicono che hanno già pulito molto di questa casa. Però potete rendervi conto di come una persona, una famiglia può vivere con dei bambini in mezzo a questo, a tutto questo materiale. Questa invece è una specie di cucina dove preparano da mangiare. Potete vedere benissimo come è equipaggiata, potete vedere benissimo dove stanno le cose, come sono disposte, dove sta a mangiare. Il mangiare addirittura sta nei forni sporchissimi. Però questa è la situazione in cui sono costretti a vivere, perché non hanno alternativa. Sono persone che sono fuggite, profughi, che si trovano a dover convivere con questa situazione. Tra l'altro ovviamente la casa non è né riscaldata né nulla. Questa è la situazione, questa è la casa, se si può chiamare così. Ci sono altri posti. In questa stanza, che è una stanza in cui siedono, qui c'è, potete vedere l'acqua che esce dai bagni. I bagni dall'altra parte, quando si utilizza il bagno, l'acqua fuoriesce da questa parte, sono costretti a tirarla via ogni volta, a pulirla. Questa è la condizione in cui vivono i nostri fratelli e le nostre sorelle, questi bambini, che non hanno nessuna colpa, però si trovano a dover convivere con questa situazione. Ovviamente quello che è richiesto adesso, come adesso, è richiesto un intervento immediato da parte delle ONG sicuramente, e noi stiamo lavorando, li abbiamo contattati per vedere la loro situazione, abbiamo preso i loro dati, sicuramente ci sarà una distribuzione a queste persone, però senza il vostro aiuto, senza il vostro supporto, noi non possiamo aiutare queste persone. I fratelli degli Islam e di Libano si trovano impotenti nel rispondere a questi casi, però ed è per questo che noi chiediamo il vostro supporto, ed è urgente, veramente urgente, un supporto per le mime medicinali, per una casa degna, per il mangiare, per tutto quello che necessita, per un minimo di dignità.